La particolarità di questo festival, da quando io ho la direzione, sono proprio i laboratori, e questo spettacolo, questa promenade di John Austin è proprio dedicato ai laboratori, è il primo laboratorio che si è concluso per il festival. I laboratori sono delle fasi creative dove le compagnie vengono qui a Segesta in residenza, stanno, stazionano, vivono e creano lo spettacolo. In questo caso la Compagnia Nazionale di Danza Storica Armonia Suave ha elaborato, ha studiato le danze regie del fine 800, in particolare del periodo di John Austin, per cui sono quelle danze particolari proprio tipiche dell'Ottocento inglese. Poi ci saranno tanti altri laboratori che si andranno a concludere a teatro, perché cioè, tutti gli altri laboratori sono spettacoli, cioè tutte le compagnie verranno qui, sono già qui, stanno provando e poi vanno a debutto a teatro. Il prossimo debutto, per esempio, è all'Anfitrione di Plauto, che debutta il prossimo fine settimana, e poi a seguire Edipo e Tebe, Antigone con Barca, Menecchimi, Sogno di notte e mezz'estate, poi c'è tantissime altre. Cioè, proprio questo festival si distingue per questa particolarità. Vengono costruiti gli spettacoli qui e vengono portati fuori e continuano a vivere anche dopo mesi, dopo anni addirittura. È un'operazione molto complessa, nel senso che questo modo di vedere il festival lo ha voluto fortemente l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco, che ha creduto in questo progetto. Noi abbiamo avuto degli ottimi risultati, nel senso che la gente partecipa, le compagnie vengono, c'è molto interesse. È proprio un festival nato per questo. Chiaramente poi passano i grandi attori, viene Tuccio, viene Pambieri, viene Enrico Loverso, che sono meteore, arrivano, fanno lo spettacolo e se ne vanno, ma l'anima del festival sono proprio i laboratori come questo di oggi, che si conclude qua. Il prodotto artistico viene elaborato e presentato proprio qui, costruito in tutto il suo universo. E Cratafim è la città perfetta, c'è tranquillità, si mangia bene, ottimi abitanti, gentilissimi, e abbiamo le strutture che ci permettono di fare questo, e l'amministrazione, lo ripeto sempre. Per cui sì, è un posto perfetto, e le compagnie a volte come dire, si fanno in quattro per venire. Io quest'anno ho dovuto dire di no a tante compagnie. Mi piacerebbe ricordare un evento incredibile che abbiamo organizzato, che è la notte di San Lorenzo, è Lucia alle stelle, alle 9 di sera c'è questo gran galà con orchestra, cantanti, e l'intervento di una scienziata che ci parlerà proprio delle stelle a livello mitologico e a livello anche scientifico. Poi a un certo punto spegneremo il teatro, per cui saremo verso le 10:30 e guarderemo le stelle al buio. Ma ancora non è finita, perché poi scenderemo al Tempio Dorico e lì con l'Associazione Urania di Palermo osserveremo le stelle dalle 11 in poi con i telescopi.